4 sono le vittorie di fila nel taschino di una lavagnese che si presenta a Montecatini con la pazza idea di fuggire in testa alla classifica. Gli incroci pericolosi della 13ª giornata di Serie D mettono di fronte l'una contro l'altra le prime 6 della classe. Termali pericolosissime nella prima fase di gioco, liguri tenuti a galla dalla parata di Gavellotti, tante volte croce, qui delizia per i bianconeri. La risposta degli uomini di Tabiani a dir poco al vetriolo, perché la botta di Curarino si stampa sulla traversa, gol non gol per Bitonto di Bologna, non è rete e la gara rimane sullo 0-0. Tutto qui il primo tempo, la ripresa inizia con una lavagnese autoritaria e con Biggeri che nega la gioia del gol a Ghiglia con un super intervento, è il segnale però confermato dalla rete di Fonciocca annullata per posizione irregolare. La rete buona la segna sempre lui, bomber Croci, perfetto il movimento, perfetto il filtrate di Di Pietro, un rimpallo con Biggeri e il gol che sblocca l'incontro della bandiera bianconera. I termali affossano, la lavagnese pensa al colpo del KO, colpo che arriva 10 dal termine col Montecatini tutto in avanti e col tiro non irresistibile di Curarino che buca per la seconda volta Biggeri. Dagli altri campi arrivano i risultati perfetti e la lavagnese, grazie alla quinta vittoria consecutiva in campionato, può tornare nel Tiguglio guardando tutti dall'alto. I bianconeri sono la nuova capolista solitaria del girone.